famiglia qua è radicata dal 1520, la famiglia nostra proviene da Cividale. Come dicevo, l'anno prossimo festeggeremo i 5 secoli di permanenza qua a San Floriano, al castello. E la storia è indubbiamente lunga, ci sono stati tanti fatti. Forse quello più interessante è quello del 1616, quando il castello fu assediato dai veneziani e espugnato dopo alcuni giorni. Trovarono i veneziani all'interno del castello 300 botti di vino che hanno definito squisitissimo, che portarono poi a Palmanova, appena costruita la fortezza stellata. E questo sta a significare che già 400 e passa anni fa si produceva dell'ottimo vino qui nel Coglio. Il castello poi è ricco di mille altri aneddoti che adesso sarebbe troppo lungo raccontare. Le nostre visite guidate sono molto particolari, a parte che è molto interessante vedere il caminetto, il focolar centrale, molto antico, originale, aperto sui quattro lati, questa biblioteca è molto interessante, ma anche il salone più grande. Però la cosa più importante secondo me è che nei giorni di castelli aperti noi facciamo ritornare il pubblico visitatore nel Medioevo. Io stesso indosserò una corazza trecentesca, ci saranno i rievocatori della principesca contea di Gorizia, l'accampamento medievale, addirittura ricreeremo un processo con esecuzione del condannato, che verrà condannato appunto alla decapitazione. Per gli esterni, per esempio, sarà molto interessante durante i castelli aperti vedere l'accampamento medievale sotto i bastioni qui sul lato nord tra le due torri, una parte che si è conservata durante, dopo la prima guerra mondiale, dove purtroppo tutta la parte sud è stata rasa al suolo e parzialmente ricostruita. Poi anche lo scalone doppio centrale con il gelsomino secolare e poi all'interno e possiamo vedere magari anche i quadri degli antenati e il grande albero genealogico monumentale nella Sala Grande.